Buongiorno a tutti. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante resoconto stenografico, anche attraverso trasmissione diretta sulla Web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 5,5 del regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'audizione in videoconferenza di rappresentanti della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale. Faccio presente che sono in collegamento da remoto in rappresentanza della Corte dei Conti, presidente di sezione Francesco Petronio, preposto alla funzione di referto delle sezioni delle autonomie, i consiglieri della sezione delle autonomie Stefania Fusaro e Marcello Degni, nonché i funzionari del servizio di supporto alla sezione delle autonomie, dottoressa Graziella Marzella e dottor Andrea Mazzillo. L'audizione odierna si inserisce nel quadro di un'attività conoscitiva che ha già dato modo alla Commissione di acquisire diversi importanti contributi sull'argomento e che proseguirà nella giornata di domani con l'audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio e mercoledì prossimo 11 maggio con l'audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Questa mattina i rappresentanti della Corte dei Conti potranno fornire preziose chiavi di lettura su molte questioni concernenti il grado di avanzamento del federalismo fiscale e le prospettive di autonomia finanziaria degli enti decentrati. L'audizione, infatti, consentirà di scandagliare lo stato della fiscalità regionale e locale nell'ambito del più complessivo sistema di entrata degli enti territoriali e di esaminare numerosi profili che riguardano l'esercizio del potere di spesa, offrendo tra l'altro l'occasione per soffermarsi su taluni significativi traguardi da raggiungere, come il definitivo superamento del modello di finanza derivata dal criterio di finanziamento fondato sulla spesa storica, il recupero di efficienza sul piano della gestione amministrativa finanziaria e il miglioramento qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza. Potranno essere affrontati in questo contesto i nodi attinenti al percorso di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, al coordinamento della finanza pubblica, alla perequazione infrastrutturale per la riduzione del gap tra le diverse aree geografiche, alla piena responsabilizzazione degli amministratori, ai meccanismi di sostegno per le realtà svantaggiate e alle misure di risanamento per gli enti in sofferenza finanziaria. Si tratta di temi di elevata complessità che vanno affrontati anche alla luce degli sviluppi del processo di attuazione del regionalismo differenziato e dagli interventi collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori, faccio presente che, in conformità a quanto convenuto in sede di ufficio presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nonché alla prassi già seguita in occasione delle precedenti sedute di audizioni, dopo la relazione introduttiva della Corte dei Conti, darò la parola a un oratore per gruppo. Concluso questa fase della discussione, si potrà valutare, in considerazione del tempo disponibile, se procedere a un'eventuale ulteriore serie di interventi, lasciando comunque lo spazio necessario per la replica. Invito pertanto i colleghi a far pervenire alla Presidenza le richieste di iscrizione a parlare. A questo punto rinnovo il benvenuto ai nostri ospiti, che ringrazio a nome di tutta la Commissione per aver accettato l'invito, e cedo la parola al Presidente Francesco Petronio. Prego. Dottor Petronio, mi sente? No, non penso. No, un video è collegato, però evidentemente ci sono dei problemi audio. Dottor Petronio? Pronto? Ma perché sono pronti a parlare? Sì, è Oddio, non c'ho collegato, l'audio, dottore. mannaggia. Dottore, ci sente adesso? Però non ho l'audio. Pronto? Noi la sentiamo bene, dottore. Mi sentite attraverso il telefono o attraverso il No, computer? no, noi la sentiamo in videoconferenza, la sentiamo bene. Pronto? Non so con chi sta parlando. E anche pronto? E io non sento niente però. Ora mi sente adesso? Evidentemente ci sono ancora dei problemi.
Siamo più fortunati adesso, dottore? No, non si sente. Ah, beh, no, se no interrompo un attimo, vediamo se riusciamo. Sospendiamo un attimo la. Sospendiamo la seduta, vediamo se risolviamo i problemi tecnici. Grazie. Scusate, Prego, buongiorno a dottor tutti. Petronio. Mi spiace per questo inconveniente tecnico. Comunque mi confermano che voi sentite bene la mia voce e quindi possiamo procedere all'audizione.
La sezione delle autonomie non è la prima volta che viene udita da questa commissione parlamentare sul tema del federalismo fiscale e già in data 27 ottobre si era pronunciata sulle medesime questioni, anche nella prospettiva di come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potesse avere un'incidenza positiva nello svolgimento del processo autonomistico. Da allora il quadro attuativo non è sostanzialmente modificato sotto il profilo ordinamentale e la sfida per la conclusione del cammino ancora incompiuto del federalismo fiscale ora si interseca con un vasto plesso di obiettivi intermedi e finali ai quali il Paese si è collettivamente impegnato con la presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Altro elemento nuovo che interseca questo cammino riguarda la delega per la riforma fiscale in atto e in ultimo il mutato quadro economico delineato dal documento di economia e finanza per il 2022. Questo scenario economico ha subito, diciamo, un notevole deterioramento perché alla data della precedente audizione l'economia del Paese era in ripresa, trainata dalla domanda interna e dalle politiche economiche messe in atto, con la preoccupazione di una nuova, magari, recrudescenza della pandemia. E tuttavia i dati di consuntivo del 2021, attestati dall'Istat a fine febbraio, hanno dato dei risultati positivi superiori alle attese. Si intravedeva una prospettiva favorevole anche per il 2022. Però a fine febbraio, diciamo, la complessa crisi geopolitica ha portato una serie di conseguenze sfavorevoli, tra le quali il surriscaldamento dei prezzi delle materie prime e dell'energia. E quindi un contesto che, insomma, ha subito delle modifiche, ma più nello scenario macroeconomico, pochi elementi si possono aggiungere per individuare ipotesi di svolgimento del processo autonomistico. Diciamo che in questo contesto è da prendere in considerazione le raccomandazioni della Commissione europea che ribadiscono che i paesi ad alto debito devono avviare al più presto politiche prudenti per assicurare nel medio termine la sostenibilità del debito. Questo vale per lo Stato, ma vale anche per gli enti territoriali che sono fin da adesso chiamati a riprendere un cammino di razionalizzazione della spesa, cercando di contenere quella corrente e rafforzando quella per investimenti. Per queste ragioni, il tema della revisione e della valutazione della spesa pubblica si eleva a riforma abilitante nell'ambito del PNRR, che prevede uno specifico pacchetto di obiettivi intermedi e finali e rappresenta l'elemento qualificante della strategia di finanza pubblica contenuta nel DEF del 2022. L'analisi svolta nel DEF, proiettata sull'esercizio 2021, tuttavia evidenzia un peggioramento complessivo del conto consolidato delle amministrazioni locali, che è la risultante di numerosi cambiamenti rispetto al 2020. Una riduzione dei trasferimenti dello Stato, una ripresa delle entrate tributarie e anche un forte aumento della spesa per acquisto di beni e servizi, soprattutto in sanità, e la crescita della spesa del personale, e in più l'aumento dei pagamenti per investimenti. Quindi le decisioni da assumere in materia di federalismo fiscale si inseriscono in un complesso contesto di finanza pubblica, nell'ambito del quale è determinante che venga dato impulso deciso alla crescita attraverso la realizzazione del PNRR, che prevede tra le riforme abilitanti la realizzazione di un sistema di finanziamento autonomo degli enti territoriali, la cui attuazione si interseca con quella della delega fiscale, il cui disegno di legge è all'esame della Sesta Commissione Finanze. L'insieme degli impegni assunti per gli enti territoriali impone una maggiore capacità di realizzazione degli investimenti rispetto a quanto sinora dimostrato. Le condizioni di ammissibilità del programma impongono,
secondo la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea, un necessario recupero di efficienza da parte delle pubbliche amministrazioni, semplificando l'eccessiva burocratizzazione e il sovrapporsi delle responsabilità. Queste raccomandazioni vengono poste in evidenza differenze qualitative nella governance che penalizzano le regioni meridionali del paese e viene sottolineato come il miglioramento della capacità amministrativa è un presupposto indispensabile per garantire l'efficacia nell'erogazione degli investimenti pubblici e l'utilizzo dei fondi dell'Unione, con effetti di ricaduta positiva sugli investimenti privati e la crescita del prodotto. Fatta questa premessa sul quadro generale di finanza pubblica, che come attualmente evoluto, veniamo a riprendere il tema specifico dello sviluppo del processo autonomistico ripartendo dalla precedente audizione. Già in occasione della scorsa audizione, questa sezione delle autonomie aveva rilevato alcune criticità legate al parziale raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge 42 del 2009. Si tratta però di un percorso che non si è interrotto nel corso della pandemia e vengono ancora assegnati alcuni importanti provvedimenti per le autonomie, sebbene l'emergenza sanitaria e la connessa crisi economica, acuita nuovamente dalle conseguenze della guerra, abbia imposto un rallentamento e in alcuni casi un riaccentramento di molte funzioni in capo allo Stato per poter adottare misure di sostegno efficaci e tempestive. Nell'ultimo decennio, tra gli interventi più significativi per regioni e enti locali, vi è certamente l'introduzione della contabilità armonizzata e i relativi provvedimenti connessi al federalismo municipale, regionale e provinciale, fino al cosiddetto federalismo demaniale. Un posto a parte riguarda le disposizioni per l'introduzione dei fabbisogni standard e quelle sull'imposta municipale propria dei comuni e, in ultimo, quelle riguardanti le misure per favorire l'inclusione e coesione sociale con i percorsi di autonomia differenziata avviate da alcune regioni a statuto ordinario e che dovrebbero trovare emanazione attraverso l'adozione di una legge quadro. Il percorso di attuazione del federalismo fiscale è graduale sia nell'ammontare delle risorse perequate che nel processo di definizione dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, ma è necessario che venga completato per superare definitivamente il tradizionale criterio della spesa storica che genera inefficienza. Quanto alla precauzione, da un punto di vista generale, andrebbero posti in essere importanti sforzi di coordinamento anche organizzativo tra le azioni dirette alla parte corrente rispetto alla perequazione infrastrutturale. I deficit infrastrutturali rappresentano pesanti costi operativi e possono incidere sulla capacità di erogazione delle prestazioni. Allo stesso tempo occorre garantire la sostenibilità nel lungo periodo delle nuove opere realizzate con i molteplici fondi statali e comunitari a disposizione nel prossimo quinquennio. Un tassello significativo nel progressivo percorso di avvicinamento all'attuazione del federalismo fiscale è rappresentato dalla progressione perequativa del Fondo di solidarietà comunale, che negli ultimi anni ha fatto registrare un andamento crescente. L'articolo 57 del decreto legge 124 del 2019 ha previsto una rimodulazione del percorso perequativo con un aumento del 5% della quota da distribuire ai comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscale e fabbisogni standard. E quindi, al netto della quota ristorativa, la quota tradizionale è stata ripartita per il 40% secondo il criterio della compensazione delle risorse storiche e per il 60% secondo il criterio perequativo che tiene conto della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. Nelle precedenti audizioni è stata segnalata l'opportunità di un rafforzamento della componente verticale del fondo. Ciò al fine di rendere più evidente la tutela statale dei diritti sociali e di cittadinanza, nonché per ridurre le resistenze verso la perequazione
di quei comuni che a causa della sperequazione delle basi imponibili sono chiamati a cedere parte della propria capacità fiscale per il finanziamento dei comuni meno dotati. Da questo punto di vista è stata confermata la linea del finanziamento con risorse aggiuntive del bilancio dello Stato per assicurare la convergenza nei livelli dei servizi, accompagnata da meccanismi di monitoraggio, ed è stato prorogato all'anno 2022 il correttivo a favore dei comuni che presentano una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto della perequazione. Il DEF prevede anche specifiche misure per regioni e comuni in termini di riduzione del concorso alla finanza pubblica e poi per il risanamento dei comuni che presentano deficit strutturali imputabili alle caratteristiche socio-economiche del territorio o di quelli con meno di 5.000 abitanti che si trovino in difficoltà economiche. Il quadro complessivo che tutte queste evidenze ci restituiscono, conferma che l'autonomia finanziaria resta ancora incompleta e i relativi indici hanno fatto registrare passi indietro. Infatti, nel 2020 si riscontra, e poi questo viene diffusamente corredato di dati nell'appendice, una riduzione del livello di autonomia, che però è legata proprio al periodo emergenziale, perché c'è stato un maggiore apporto di trasferimenti statali erogati per compensare perdite di gettito e anche per sostenere maggiori spese sanitarie e sociali. Dai riscontri effettuati, comunque, risulta, diciamo, dal punto di vista dell'obiettivo di finanza pubblica e del risultato di amministrazione, una sostanziale tenuta da parte degli enti territoriali. Nell'esercizio 21 si manifesta un'inversione di tendenza rispetto a questo calo dei livelli di autonomia che riguarda però particolarmente i comuni, mentre per le regioni questa riduzione permane e in questo caso i fattori che hanno determinato questa inversione di tendenza per i comuni riguardano la progressiva riduzione dei trasferimenti statali legati all'emergenza, alla minore incidenza di essi sulle entrate proprie e l'espansione fisiologica delle entrate proprie, specie quelle tributarie, dei comuni che erano state compresse all'epoca della pandemia. Per le regioni a statuto ordinario, nel periodo 18-20, la metà delle risorse è dovuta a tributi devoluti. E come dicevamo, nel 2020 l'andamento delle entrate è caratterizzato dall'ingente aumento dei trasferimenti erariali. E in questo periodo si nota anche un incremento delle risorse correlate all'addizionale IRPEF sanità e non sanità, mentre flettono le entrate derivanti dall'IRAP, dalla tassa automobilistica regionale e dal tributo speciale per la discarica. Questi andamenti negativi vengono mitigati dall'aumento della compartecipazione IVA sanità e non sanità. Nel 2020, quindi, il grado di autonomia finanziaria delle regioni, elaborato sulla base dei dati rendiconti, manifesta un calo in media del 3% rispetto al triennio esaminato. Questo andamento, nel caso delle regioni, si conferma anche nel 2021 attraverso l'analisi dei dati effettuata però in termini di cassa, in quanto i dati di rendiconto non sono ancora disponibili. Quindi la modalità di finanziamento delle regioni a statuto ordinario ancora non realizza il modello costituzionale dell'articolo 119, che dovrebbe valorizzare pienamente il principio di responsabilità, la corrispondenza tra le funzioni esercitate e le disponibilità finanziarie, con il superamento del sistema di finanza derivata. L'incompleta attuazione della delega data dalla legge numero 42 del 2009 ha contribuito al mantenimento di alcuni ambiti di inefficienza dettati non solo da carenze strutturali, ma anche dalla mancanza di meccanismi volti a stimolare comportamenti virtuosi, volti al miglioramento della qualità dei servizi.
Passiamo adesso velocemente in rassegna la delega fiscale, però con una particolare angolo visuale, cioè vedendo solo le ricadute che ne possono derivare sulla finanza regionale e locale. Già i criteri di delega previsti dalla legge 42 fissavano degli obiettivi che investono anche la fiscalità degli enti territoriali. E i criteri per l'attuazione dell'articolo 119 ivi previsti riguardavano la razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso, il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nel contrasto all'evasione, l'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario, il rispetto del principio della capacità contributiva, l'esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale, e la correlazione tra prelievo fiscale e beneficio. E quindi le principali fonti di finanziamento regionali sono costituite da tributi propri derivati, istituiti e disciplinati con legge statale, il cui gettito è destinato alle regioni. La legge delega ha previsto che gli interventi effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e regionali siano possibili a parità di funzioni amministrative conferite solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota, attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure. Al momento non è intervenuta l'individuazione dei trasferimenti statali da sopprimere ed è allo studio in sede ministeriale la definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti e anche per l'attribuzione di una quota di gettito riferibile al concorso di ciascuna regione all'attività di recupero fiscale in materia IVA. Il disegno di legge recante delega al governo per la riforma fiscale in corso di esame parlamentare, ha previsto la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario anche mediante l'eliminazione di microtributi, caratterizzati da un gettito trascurabile. Legge enuncia i principi volti a preservare la progressività del tario e a ridurre l'elusione fiscale. In questo si sostanzialmente i criteri di delega alla legge numero 4. Nel dettaglio, la revisione delle sezioni personali con una riduzione graduale delle aliquote medie e delle aliquote marginali, la riforma dell'IRES, la razionalizzazione della struttura dell'IVA e del sistema delle accise, il graduale superamento dell'IRAP e la revisione del catasto fabbricati, nonché delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF, con la sostituzione delle attuali addizionali con sovraimposte. E infine la revisione del sistema nazionale della riscossione per renderlo maggiormente efficiente. Le sezioni unite della Corte dei Conti si sono già pronunciate in una audizione avente proprio ad oggetto il disegno di legge delega e hanno osservato che il principio di delega riferito al graduale superamento dell'IRAP dovrebbe essere meglio precisato sia con riguardo ai tempi previsti per la definitiva abolizione, sia relativamente alle modalità con le quali si provvederà al suo superamento, tenuto conto che l'aliquota base dell'imposta concorre alla copertura del fabbisogno sanitario. In relazione alla trasformazione delle attuali addizionali regionali e comunali all'IRPEF in sovraimposta, le stesse sezioni unite hanno osservato che il previsto aumento automatico delle sovraimposte per le regioni sottoposte ai piani di rientro sanitario può costituire una previsione particolarmente stringente rispetto agli indirizzi generali. Si nota infatti che, per quanto riguarda la trasformazione delle addizionali IRPEF in sovraimposta e con riferimento alla prospettata abolizione del RIRAP, si possono avere impatti rilevanti sull'attuale sistema di finanziamento delle regioni e sulla stessa futura attuazione del federalismo fiscale. Attualmente le regioni hanno possibilità di applicare aliquote entro il livello massimo con la possibilità di diversificarle per scaglioni e l'introduzione di una sovraimposta potrebbe comportare una compressione della manovrabilità, in quanto il prelievo è condizionato non solo alla base imponibile,
ma anche in relazione alla struttura degli squaglioni, alle aliquote, al sistema di detrazioni. In relazione alla considerazione sovrapposta, si evidenzia l'esigenza che gli effetti della delega fiscale vengano posti in correlazione al rispetto all'attuale composizione delle entrate tributarie delle regioni e in prospettiva anche rispetto al diverso assetto del finanziamento delle funzioni previsto dalla disciplina sul federalismo fiscale. Non affrontare tempestivamente tali aspetti ordinamentali può comportare effetti sul livello dell'autonomia finanziaria delle regioni, in quanto in ogni caso lo Stato dovrebbe garantire il ristoro dell'eventuale perdita di gettito sui tributi propri derivati e questo avverrebbe mediante trasferimenti, e in questo modo andando ad abbattere i livelli di autonomia. Un esempio di questo meccanismo si è avuto sia nel periodo della pandemia e sia nel caso della recente legge di bilancio che ha dovuto compensare alcuni effetti conseguenti all'avvio della riforma fiscale. Altro tema che andiamo a trattare riguarda l'attuazione territoriale del Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa ed è da notare che questo si inserisce in un contesto che segna qualche momento di dinamica positiva, nonostante gli eventi esogeni avversi. Diverse ragioni hanno questo risultato, quindi è una ripresa della spesa per investimenti degli enti territoriali, e sono dovute al superamento del patto di stabilità interno, alla semplificazione delle procedure sul versante degli appalti e delle regole contabili, alla concessione di spazi finanziari e al crescente contributo al finanziamento di opere pubbliche nell'ambito dell'edilizia scolastica e della messa in sicurezza degli edifici. Semplicità e stabilità delle regole, insieme ad un flusso adeguato di risorse, venendo meno la contrazione che ha caratterizzato il comparto fino al 2017, costituiscono la premessa per una ripresa stabile della funzione di investitori pubblici degli enti territoriali. In questi mesi è quindi cruciale la capacità di definizione dei progetti che deve tener conto del nuovo fattore legato all'aumento dei costi energetici e della consolidata scarsità di competenze qualificate e dovuta alle restrizioni alla spesa di personale che ha portato alla contrazione delle assunzioni. Le recenti scelte del legislatore segnano invece un percorso che rappresenta la premessa per il superamento della carenza di competenza che rischia di produrre rallentamenti e criticità. Nello scenario di finanza pubblica sul quale si innesta la relazione del programma, emergono segnali di attenzioni, perché superato il momento della crisi pandemica, anche attraverso il supporto offerto dallo stesso programma, devono essere ripristinate le condizioni di stabilità finanziaria. Sul punto, le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea chiariscono che gli aumenti generalizzati di spesa corrente in conto capitale devono rappresentare una parentesi legata al contesto della pandemia. Le risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono rivolte a finanziare ulteriori investimenti a sostegno della ripresa nel 2022, perseguendo al contempo una politica prudente. E quindi bisogna andare verso un cambiamento strutturale della composizione della spesa pubblica, nella quale i maggiori investimenti siano compensati da un contenimento di spesa corrente. La politica di bilancio dovrà quindi cessare di essere espansiva quando le condizioni economiche lo consentano e dovrà preservare l'incremento degli investimenti in modo da aumentare la crescita potenziale, favorendo per questa via la sostenibilità del debito. Tra gli obiettivi del PNR localizzati nel territorio, è la realizzazione di importanti infrastrutture e ciò implica l'attivazione di una spesa corrente per il mantenimento e la gestione che non sempre sarà possibile
ricavare degli equilibri di bilancio. Quindi è necessario rafforzare la struttura del bilancio e predisporre ai fini di un riequilibrio strutturale adeguati interventi di sostegno nelle aree economiche più svantaggiate. Le sezioni riunite della Corte dei Conti nella prima relazione semestrale sull'attuazione del PNRR hanno rilevato come la fase di caduta degli investimenti pubblici sembra essersi esaurita nel 2018 e nell'ultimo triennio si è assistito a un consistente recupero più 27% di crescita accumulata reale, portando la quota sul prodotto al 2,9%. L'effettiva realizzazione degli obiettivi del piano, oltre che all'adeguatezza delle strutture amministrative e tecniche dei livelli subnazionali di governo a predisporre progetti adatti a rispondere a diverse linee di investimento, è anche correlata alla capacità di orientamento e coordinamento del centro attraverso l'attivazione di bandi, l'allocazione dei fondi traenti in modo coerente con gli obiettivi del piano. Quindi è importante consolidare un modello di governance multilivello capace di rendere protagonisti gli enti di prossimità per assicurare il successo del piano. Da questo punto di vista è da rilevare che una quota importante degli interventi vedrà come soggetti attuatori gli enti territoriali. Tra i milestone e target di attuazione degli interventi, oltre il 40% attiene all'ambito territoriale e di competenza dei comuni, che si collocano al primo posto, superando le regioni come soggetti investitori nel territorio. In particolare, questi interventi riguardano la missione 5 inclusione e coesione, la missione 6 salute, oltre a rivoluzione verde, transizione ecologica, digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. La struttura realizzativa del programma si fonda, come è noto, sul conseguimento dei milestone e target, oggetti complessi che non si limitano alla verifica di una tappa procedurale compiuta o la misurazione di una realizzazione fisica, ma prevedono diversi requisiti che condizionano i criteri di selezione degli interventi, caratteristiche delle opere o dei beneficiari, localizzazioni degli interventi e questo limite di non recare un danno significativo all'ambiente. Al momento della richiesta di finanziamento e della richiesta del CUP, oltre al costo del progetto, va indicato quanto si prevede di realizzare utilizzando la stessa metrica adottata nei target dell'investimento. La tempistica dell'attuazione è nella maggior parte dei casi dettata dalle milestone e i singoli progetti quindi devono indicare quanto prevedono di realizzare secondo le indicazioni del target della misura relativa. E rispetto delle scadenze, comprovare semestralmente il conseguimento di milestone e target richiede uno sforzo senza precedenti di raccolta dati. Ciò può essere valutato positivamente in quanto rispetto ai monitoraggi attuali è richiesta una forte accelerazione e le verifiche in itinere sono più stringenti. Per la verifica dei dati finanziari esistono indicazioni e prassi consolidate, mentre ancora vanno costruite quelle indicazioni per la misurazione dei dati di natura fisica. In conclusione, si può sostenere che il ruolo dei comuni nella strutturazione del programma rappresenta un fattore cruciale per la sua riuscita sotto il profilo qualitativo e quantitativo dell'intero progetto. I comuni mostrano una dinamica crescente nelle spese di investimento anche nel primo trimestre 2022 rispetto all'analogo periodo degli anni precedenti, nonostante il peggioramento della congiuntura. Per il 2022 il documento di economia e finanza prefigura un andamento della spesa per investimenti delle amministrazioni locali ancora in crescita. Una conferma della forza trainante dei comuni negli investimenti pubblici si può ricavare dall'esame di alcuni dati tratti dalla banca dati BIDAP MOP, cioè il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.
che prevede che ogni amministrazione pubblica o qualunque altro soggetto, anche privato, che realizzi un'opera pubblica, alimenti l'applicativo con le informazioni relative al singolo investimento. Nel complesso, l'osservazione dei dati nel triennio considerato induce a un pur cauto ottimismo, dal momento che una buona percentuale delle opere attivate sembra essere in una fase di realizzazione o di avanzata progettazione. Da ultimo andiamo a trattare l'argomento della crisi finanziaria degli enti locali, che si interseca con i temi della perequazione e quindi dell'attuazione del federalismo fiscale. Il fenomeno delle criticità finanziarie, come evidenziato nei referti della sezione delle autonomie, presenta una spiccata caratterizzazione territoriale, in alcuni casi si estende a comuni di notevoli dimensioni, denotando situazioni di fragilità strutturale dovute al concorso di più fattori. Le ragioni di tale difficoltà endemica, da un lato, possono imputate al contesto economico problematico di alcune aree, ma possono anche trovare ragione in disfunzioni organizzative dei singoli enti, come inefficienze nella gestione delle risorse, scarsa attenzione alla riscossione dei tributi. Un sistema perequativo a regime ben calibrato potrebbe lenire gli aspetti critici dovuti alle differenze territoriali anche attraverso l'impiego di risorse aggiuntive devolute dallo Stato. E le misure statali per il risanamento finanziario adottate per gli enti territoriali in situazioni di deficit strutturali possono essere considerate ammissibili in quanto imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività o del territorio. Restano comunque aperte le questioni derivanti dalla inadeguatezza dell'azione amministrativa sul fronte della qualità della spesa e anche per quanto attiene l'efficienza delle azioni per realizzare le entrate. Per avere una visione completa di questi fenomeni, non sono sufficienti controlli a carattere meramente finanziario, mentre sarebbe necessario avere un approccio più ampio sulla gestione dell'ente attraverso un'azione coordinata da parte dei diversi organi di controllo interno. Anche gli impatti della crisi epidemiologica possono aver influito sulla gestione finanziaria e contabile degli enti e per limitarne gli effetti sono state adottate una serie di misure di sostegno, anche con riguardo alla situazione di quegli enti che già si dibattevano in criticità finanziarie. Si tratta di interventi rivolti a un limitato insieme di enti in difficoltà che convergono nell'arginare gli effetti di un eventuale rallentamento nella realizzazione dei piani di risanamento e mirano a tenere sotto controllo il deficit. Queste norme si fondano sul presupposto che la pandemia possa aver comportato imprevedibili conseguenze non solo sulla gestione del bilancio di enti già in conclamata sofferenza finanziaria, ma anche più in generale sul complessivo buon andamento del loro intero apparato organizzativo. Altre misure hanno riguardato l'assegnazione di nuove risorse attraverso l'incremento della dotazione del fondo di rotazione, una sospensione dei termini procedimentali che si correlano alla gestione dei piani e delle stesse procedure esecutive avviate dai creditori. La situazione di squilibrio conclamata dei comuni si manifesta nell'accesso alla procedura di equilibrio pluriennale o nel dissesto. La sezione delle autonomie nelle relazioni sulla finanza locale ha rilevato una crescita del fenomeno della criticità finanziaria molto sostenuta in presenza di fattori congiunturali, bassa crescita, che permangono e si sovrappongono e accentuano quelli strutturali del comparto. Concentrazione territoriale della criticità finanziaria, eccessiva polverizzazione, difficoltà rilevanti nella gestione amministrativa. Emerge poi una forte connessione tra le due fattispecie, riequilibrio e dissesto, con evoluzione simile e passaggio frequente tra una fattispecie e l'altra. Per
Nel 2018 e anche nel 2019-20 si è manifestata che l'attivazione di procedure di riequilibrio da parte degli enti con dissesto ancora in corso e la permanenza di forti criticità nella gestione della procedura anche per la dilatazione dei tempi dell'istruttoria preliminare e un forte intreccio tra i due istituti accentuato dai numerosi interventi del legislatore sull'impianto ordinario. Se si considera l'andamento del fenomeno delle criticità finanziarie nelle tre regioni in cui si manifesta con maggiore intensità, è possibile trarre delle valutazioni sulla scarsa efficacia dell'attuale assetto normativo. La disciplina più risalente relativa al dissesto, introdotta nel 1989, seguiva un approccio aziendalistico mutuato dal diritto fallimentare, oltre a prevedere un accollo degli oneri finanziari da parte dello Stato, considerando che enti a rilevanza costituzionale che svolgono funzioni fondamentali non avrebbero potuto in nessun caso essere sciolti. Anche dopo la riforma del titolo V, il sistema ha tenuto per la marginalità del fenomeno limitato a pochi casi, pur non essendo più consentito attivare indebitamento per la copertura di spesa corrente. La grande crisi finanziaria del 2008 e le stringenti regole contabili introdotte nel 2015 hanno modificato radicalmente il quadro delle criticità finanziarie, che, come si è detto, si è estesa notevolmente, con attivazione di decine di nuovi casi ogni anno, particolarmente concentrati in alcuni territori. Va considerato inoltre che in molti casi si registra una scissione tra la durata del controllo del bilancio riequilibrato, 5 anni, e la chiusura dell'attività dell'organismo di liquidazione, che spesso si protrae per un periodo più lungo senza che ne siano resi conoscibili gli esiti. Oltre alle inefficienze già rilevate, quindi elevato fallimento delle procedure di riequilibrio attivate, dilatazione dei tempi istruttori, si verificano molti casi in cui l'ente, tornato in bonis, attiva una nuova procedura di riequilibrio a causa delle partite debitorie rimaste insolute, trasferite dal dissesto. In numerosi casi, inoltre, di duplice dichiarazione di dissesto e da ultimo anche enti in dissesto che attivano procedure di riequilibrio per accrescere la massa attiva. L'esigenza della revisione della disciplina relativa alle criticità finanziarie ha trovato attenzione attraverso la predisposizione in ambito ministeriale di uno schema di legge delega di riforma complessiva del TUEL che tratta anche questo argomento che a tutt'oggi ancora non è stato presentato. E nel contempo invece è incardinata presso la Camera dei Deputati una proposta di legge per la riforma del titolo VIII del testo unico, che si propone di riunificare in una procedura di risanamento finanziario le criticità, superando lo stigma del dissesto. Tra le linee perseguite viene in evidenza il rafforzamento dell'apporto di assistenza tecnica attraverso l'affiancamento del comune, il sostegno finanziario e, nei casi più critici, l'attivazione di poteri sostitutivi. La funzione di controllo esterno svolto dalla Corte risulta potenziata nella fase di avvio della procedura e svolta successivamente nell'ambito della verifica di legittimità e regolarità dei bilanci. L'azione di risanamento è affidata a un tavolo formato tra i ministeri preposti, Interno, MEF e ANCI, e il percorso di risanamento viene ricondotto all'interno del mandato elettorale. L'intero processo di risanamento viene concentrato nella decisione annuale di bilancio e la procedura di risanamento integrata con un'azione di analisi preliminare riproposta annualmente, tendente a prevenire la formazione delle situazioni di criticità. Nelle intenzioni della riforma, un'ampia quota dei casi potrebbe essere risolta con operazioni di supporto e l'attenzione potrebbe concentrarsi con interventi specifici, azioni conseguenti, solo sui casi più gravi che interessano in particolare alcune grandi città, in un contesto strutturalmente stabilizzato. E a questo punto mi avvio a concludere molto velocemente, come abbiamo visto.
sono stati trattati diversi temi che poi hanno tra loro un collegamento. Quindi il quadro attuale si inserisce in un contesto di finanza pubblica che sta diventando più critico e desta motivi di preoccupazione. Nel frattempo ci sono una serie di riforme abilitanti inserite nel contesto del PNR che intersecano il percorso per l'attuazione del federalismo e in particolare si tratta dell'attuazione della delega fiscale che andrà a toccare una serie di punti rilevanti nel nostro sistema tributario, ma alcune di queste innovazioni vanno a interessare entrate che sono fonti di finanziamento per gli enti territoriali. È quindi importante che ci sia sempre una correlazione tra l'attuazione della delega fiscale, avendo uno sguardo sugli effetti che comporta sul finanziamento degli enti territoriali. Abbiamo parlato poi dell'attuazione in sede territoriale del PNR, tenendo presente che una quota importante degli interventi cade sul territorio, che è una sfida rilevante, deve trovare gli enti pronti e capaci, dotati delle professionalità tecniche necessarie per accogliere questa sfida che è fondamentale per la ripresa del paese e nello stesso tempo deve condurre a un ritorno a condizioni di finanza non espansiva, quindi ci deve restituire un quadro stabile con una crescita che permane nel tempo e specialmente una ricomposizione della spesa cercando di razionalizzare gli interventi di spesa corrente. Infine abbiamo parlato del fenomeno delle criticità finanziarie che è attentamente monitorato proprio da questa sezione e per il quale si avvertono segnali di crescita e specialmente come in alcuni territori, alcuni grandi centri urbani siano interessati a questo fenomeno, che comunque è all'attenzione del legislatore anche con interventi recenti. Tuttavia, si potrebbe pensare che quel meccanismo di risanamento introdotto dal decreto legge 174 abbia mostrato qualche aspetto critico, per cui si potrebbe pensare a una sua revisione e razionalizzazione. Con questo ho concluso, ringrazio dell'attenzione e adesso troverò un modo per sentire perché il mio audio non è collegato. Grazie ancora e buona giornata. Sì, grazie a lei Presidente. Purtroppo i problemi tecnici di collegamento ci impediscono di poter consentire appunto ai commissari di interloquire con lei, per cui lei avverto comunque i commissari che la Corte dei Conti, Sezione Autonomia, ci ha consegnato un corposo e approfondito, una corposa approfondita relazione che ovviamente sarà nostra cura trasmettere. Spiace che vi sia questo inconveniente tecnico, speriamo comunque vi sia la possibilità magari Ah, ottimo. prossimi. Se mettete il telefono vicino al microfono, esatto. Ecco, per cui io ringrazio nuovamente il presidente di sezione Francesco Petronio, a cui anche a nome della commissione faccio gli auguri per che si ristabilisca il prima possibile. Ringrazio comunque per aver partecipato alla nostra commissione. Ringrazio anche i rappresentanti della Corte dei Conti che hanno partecipato a questa audizione. Dispongo che la documentazione trasmessa sia allegata al resoconto stenografico della seduta e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie.